ragazze, buongiorno, bentornate, ben rientrate nel mio canale. Oggi nuovo video, video dei prodotti finiti. Sono felicissima di farvi questo video, soprattutto adesso che sono veramente pochi, perché sto cercando da un po' di tempo a questa parte di non farvelo troppo lungo, che poi viene un po' noioso. Se ve lo state chiedendo, quella che sto indossando in questo momento è una tinta di Jeffree Star. Questa è una Velour Liquid Lipstick, questa qui nella tonalità No Tea No Shade. A me personalmente piace tantissimo, ora che viene l'inverno vogliamo un po' osare anche con questi colori. E ho qui dentro appunto il bustino con tutte le mie cose che ho finito. Diciamo che sono poche, però è meglio così, perché ogni volta mi rendo conto che vi faccio delle review lampo nelle quali vi parlo pochissimo dei prodotti. Invece oggi ho detto vabbè, sai che c'è, ancora sono pochi, ne voglio parlare in maniera più approfondita. Vorrei partire subito con il primo prodotto, quello che sicuramente mi è piaciuto veramente di più in quest'ultimo periodo, mi sento di consigliarvelo perché comunque effettivamente io l'ho acquistato veramente pochissimo, ho costato sui 4 euro all'epoca perché era in offerta da Wycon. È questo gel detergente cleansing gel appunto, con per tutti i tipi di pelle, con acque floreali di rosa centifolia e camomilla. Avete visto questo gel, lo avete visto anche all'azione, perché vi ho fatto e trovate ancora questa sezione appunto su Instagram, vi ho fatto una skin care serale nella quale vi facevo vedere appunto in azione questo detergente, che è praticamente un detergente schiumoso che appunto a contatto con l'acqua diventa bello bello schiumoso, che io utilizzo la sera quando mi strucco, dopo aver utilizzato appunto lo struccante o comunque il bifasico, dopo aver utilizzato il pannetto di Sephora. Lo utilizzo con l'acqua e vi devo dire che a me è piaciuto tantissimo, l'odore era veramente buonissimo, ma soprattutto mi ha lasciato la pelle veramente, ma veramente pulita. Per cui diciamo che se vi capita di trovarlo da Wycon, soprattutto in offerta, perché comunque è un prodotto un po' vecchio, non è un prodotto che è uscito da poco, vi consiglio di andarlo a prendere, buono veramente. Un altro prodotto di cui mi sento sempre di parlarvi positivamente è il Sun Silk Liscio Perfetto Co-Creation. Questo qui è uno shampoo appunto per capelli appunto, non so per che tipo di capelli, però dice che rende i capelli lisci e brillanti. Diciamo che la formula che facevano prima, perché adesso hanno cambiato un po' la formula, mi piaceva molto di più. Mi piacicchia, però siccome io spesso comunque lascio il capello un po' wild, quindi quando io utilizzo questo shampoo devo per forza lisciarli, perché poi vengono veramente lisci. Quindi diciamo che è uno shampoo che utilizzo come secondo shampoo. Non è male, perché qua dice anche azione anti-umidità, quindi li rende belli, belli lisci senza appunto creare volume. Però non vi so dire se è non mi piace particolarmente. Mi piacicchia, ecco, diciamo così. Una cosa che invece vi devo assolutamente promuovere è questo bagno schiuma latte bagno doccia al melograno bio di questa marca che si chiama Clear and Natural, che appunto trovate tranquillamente al Penny Market. Io ultimamente sembra che sono un po' la promoter del Penny Market, perché vi parlo sempre di sto cacchialone di Penny Market, ma in realtà io abito vicino a un Penny Market, quindi vado sempre a comprare le cose lì. E questo bagno doccia latte, che appunto è con estratto di melograno ed è bio, vi devo dire che è molto ma molto buono, piace moltissimo anche a mio marito e lascia la pelle veramente detersa, ma soprattutto molto molto morbida, quindi ve lo straconsiglio. Ho finito questo mese diverse maschere per i capelli di cui vi devo parlare. La prima è questa qui, la Fructis alla papaya, Air Food Papaya riparatrice, maschera triplo uso per capelli danneggiati. Allora, parliamo un attimo di questa maschera. Vabbè, l'odore di questa maschera era qualcosa di meraviglioso, ancora ora quando si apre è divino. Come azione io l'ho utilizzata solo sotto la doccia per appunto a mo' di impacco, la tenevo solo sulle punte per qualche minuto e poi la risciacquavo. Con questo, diciamo, in questa modalità mi è piaciuta, però se salivo poco poco, cioè nel senso che se la mettevo un po' più sopra, era la fine, perché comunque rendeva il mio capello grassissimo, quindi è perfetta solo per le punte, e chi ha i capelli grassi come le mie la deve mettere solo nelle punte, perché se no
l'effetto può essere quello, diciamo, di ingrassarvi il capello, soprattutto in questa parte qui. Quindi mi è piaciuta, però onestamente non la ricomprerei se non in offerta. All'epoca la pigliai in offerta e vedo che a prezzo pieno è troppo costosa. Continuiamo con le maschere. Un'altra maschera che ho finito, che invece mi è piaciuta tantissimo in tutti i suoi utilizzi, è la Fructis di Garnier. Questa è la Oil Repair 3 Burro di Karité, maschera multiuso. Questa maschera, che io praticamente ho terminato dopo infinità di tempo, perché l'ho presa tipo a gennaio, l'odore è buonissimo, l'ho presa tipo a gennaio, ce n'era veramente un pochettino ancora qui, vedete, nella, vabbè, non fa niente, l'ho presa tipo a gennaio e l'ho finita praticamente nel mese di settembre, a fine settembre, quindi mi è durata veramente tanto, e l'ho utilizzata in diversi modi. L'ho utilizzata sia per come styling, e mi piaceva un bordello, però non bisognava esagerare, sia come impacco sotto la doccia, e mi piaceva tantissimo. E poi l'altro uso era sui capelli asciutti per ammorbidirli, e l'ho utilizzata, sui capelli umidi per districarli facilmente, e l'ho utilizzata, e sotto la doccia. Cioè, l'ho utilizzata in tutti e tre i casi. Anche questa la utilizzavo solo sulle punte, però se per caso questa la mettevo anche sulla cute non succedeva niente, non mi ingrassava. Quindi tra le due, cioè tra Food Papaya e questa qui, vi consiglio questa qui, diciamo, di Garnier, se come me avete un capello, diciamo, grasso, che tende, diciamo, ad ingrassare. Un'altra cosa che ho finito veramente, ma proprio non ce la facevo più e sono contenta di averlo finito, è questo, diciamo, olio struccante, questo, diciamo, Eye and Lip Makeup Remover di NYX, NYX Professional Makeup, che praticamente era un bifasico che teoricamente doveva essere perfetto per le pelli, per struccare, diciamo, il waterproof, tutte le tinte, eccetera. Ma io praticamente non lo ricomprerei neanche sotto tortura, a me non è piaciuto affatto, mi lasciava molto unta e non mi piaceva affatto, quindi comunque non ve lo consiglio. Tra l'altro non è costato neanche poco, quindi non è affatto un buon prodotto. Mentre mi sento di consigliarvi assolutamente, sempre per i capelli, e badate ragazze, questo è costato veramente poco, perché 3,99 euro, c'è ancora il prezzo, e l'ho comprato l'anno scorso, tipo l'ho comprato tipo come ora l'anno scorso, quindi a novembre dell'anno scorso credo, se non anche prima, è questo olio, diciamo, all'argan di Splendor, olio splendente, che appunto è all'argan e che può essere utilizzato prima dello shampoo per un effetto morbidezza e dopo lo shampoo praticamente sui capelli bagnati. In realtà io l'ho utilizzato solo sui capelli bagnati e soprattutto solo sulle punte, ma io l'ho amato. Adesso sono passata ad un altro che ho comprato al Penny Market, che mi piace tantissimo, però è costato di più, e questo qui secondo me è meraviglioso, ce n'è veramente pochissimo, però vi giuro che l'ho amato follemente, quindi ve lo straconsiglio. Sempre by Penny Market è questo shampoo della Vivena. Questo qui è praticamente uno shampoo senza parabeni per lavaggi frequenti, con idrolizzato di seta ed estratti di avena, che vi ho già promosso in un altro prodotti finiti, che io amo non solo come odore ma anche sui capelli. Io ho dei capelli problematicissimi, ragazze, quindi se vi straconsiglio uno shampoo per capelli vuol dire che è fantastico. Questo lo trovate, questa linea Vivena Beauty Care la trovate sempre su Penny Market. Lo metto per terra perché è un po' sporco, ho paura di sporcare il divano, perché qui c'è un divano qui accanto a me. Make up, una cosa di make up che ho assolutamente finito e che praticamente mi è dispiaciuto finire è il Liquid Camouflage di Catrice. Questo è un correttore che ho comprato su in vostra indicazione, perché siete state voi a dirmi di comprarlo, il numero 10, il Porcelain, e io ne ho un altro, perché poi alla fine quanto mi è piaciuto così tanto che alla fine l'ho ricomprato. Ragazze, questo correttore è la vita, cioè è bellissimo, buonissimo, secondo me va bene anche per chi ha il contorno occhi secco, non solo per chi ha il contorno occhi normale come il mio. Il colore è azzeccatissimo, perché a me piace comunque questa parte qui illuminata, mi è durato veramente tantissimo, non mi ha creato nessun tipo di problema, non mi andava affatto sulle pieghette, e lo utilizzavo comunque come correttore, diciamo, post fondo, quindi comunque per illuminare. Bello veramente, ne costa un cavolo. Un'altra cosa che vi voglio consigliare, che non so se la trovate, sono queste spugnette. In realtà
Non ho proprio la spugnetta con me perché in realtà sono stata così stupida da buttare la spugnetta e lasciare solamente il pacchetto, ma comunque vi faccio passare una foto della spugnetta. Queste sono le spugnette, quelle per il massaggio, in realtà sono delle spugnette che utilizzo per fare le maschere, cioè per levare le maschere, le utilizzo proprio per levare le maschere. Vi devo dire che sono meravigliose, meravigliose, veramente belle, belle, belle. E queste qui sono della marca Acqua Massage, si chiama, sono costate 60 centesimi, le trovate alle profumerie Grasso, Ethos, insomma, belle veramente, mi sono piaciute tanto. E come sempre a proposito di maschere, vi devo assolutamente promuovere la BioJ, la maschera alla rosa testata dall'estetista cinica, fresca come una rosa, una maschera rinfrescante che ho acquistato a 3,90 € da OVS. Io adoro follemente queste maschere, cioè le adoro ragazze, è veramente bellissima questa maschera. Ne ho un'altra blu, quella di 8 ore di sonno che sto anche finendo, che vabbè, le ricomprerò perché sono qualcosa di meraviglioso. Ho finito questo deodorante che io amo follemente della Nivea, questo qua è il Dry Comfort Plus, 48 ore, quello lì vapo praticamente, con il pump, meraviglioso, io mi trovo benissimo con questo Nivea e praticamente adesso sono passata al roll-on, ma ripasserò a questo perché lo trovo più pratico del roll-on. E poi assolutamente vi devo assolutamente promuovere questi proteggi sleep di Inea Beauty, che sono sempre dei proteggi sleep che acquisto sempre al Penny Market. Sono anatomici, traspiranti, ipoallergenici. Voi sapete che io non ve li promuovo quasi mai nei prodotti finiti perché è una cosa un po' particolare, ma vi devo dire che comunque mi sono trovata molto bene con questa marca anche di assorbenti. Infatti nell'altro video dei prodotti finiti ve li ho promossi. Questi sono i proteggi sleep, sono imbustati singolarmente e li trovo, sì, ripiegati singolarmente, sono traspiranti, ipoallergenici e testati. Io ho sempre problemi con gli assorbenti, mi danno sempre problematiche, però vi devo dire che questi di questa marca Inea Beauty, che trovo appunto al Penny Market, sono stupendi e costano veramente pochissimo. E vi devo promuovere sempre Penny Market, vabbè, penso che prima o poi mi offriranno un lavoro alla cassa, secondo me. Questi fazzoletti, diciamo, morbidi, che sono poi i simil Kleenex, sempre della Penny Market, che io praticamente acquisto ormai a ripetizione, costano un cavolo, sono veramente buonissimi, in realtà non so quanto ce ne stanno dentro, sono 150, ok, e hanno due deli, due, per questo sono buoni, sono molto molto buoni, e ve li straconsiglio. Ed infine, ultimo prodotto finito del mese è questa Yankee Candles, che in realtà voi direte, ma come mai solo una? Perché ho comprato un sacco, diciamo, di jar, per cui praticamente sto accendendo poco le tarte, posto che comunque le devo comprare perché mi sono finite tutte le tarte di Yankee Candles. Farò sicuramente un ordine su Amazon perché io li compro là. E questa qui praticamente è la Christmas Garland, che non c'entra un cacchius perché ancora non siamo a Natale, ma io sapete che non mi formalizzo. Natale puro, mi piace veramente tantissimo. Va bene, finish. Questo mese sono stata rapidissima, spero che lo gradite, perché sono solo 13 minuti e secondo me il video viene più gradevole se è più lento, più veloce. E vi mando un grosso bacio e ditemi cosa avete finito voi questo mese e al prossimo video.